e lo abbiamo inseguito fino in albergo perché ci è sfuggito al palazzetto dello sport di Chianciano Terme, un grandissimo personaggio della nostra box che tutti noi ricordiamo, anche i profani. Medaglia d'argento a Los Angeles 84, campione del mondo. Stiamo parlando di Francesco Damiani, che è qua con noi e che, nonostante ormai si sia ritirato da tanti anni, la prima cosa che mi viene da chiederti, campione, vedo questi ragazzini, queste giovani leve, questi giovani pugili che ti chiedono tutti il selfie. Sì, sì, vabbè, sono, sai, forse anche istruiti dai maestri. Comunque tanti ragazzi mi fermano, lo vogliono, perché sai, anche essendo molto giovani, comunque il pugilato rimane sempre un po' come ero io quando ero giovane, che i Cassius Clay, Muhammad Ali, Frazier erano personaggi che conoscevi e ammiravi. Fa sempre piacere comunque e sono contento perché c'è tanti bei giovani. Penso che sia una cosa bellissima da non sottovalutare, perché questo è un mondo che vive tremendamente di attualità, no? Quello che è passato è passato, no? E quindi invece vedo che siamo entrati, abbiamo aspettato almeno 15 ragazzi che ognuno voleva la foto con Francesco Damiani, e penso sia una bellissima cosa. Senti, campione, ma allora oggi abbiamo visto un po' di gare, domani ci saranno le finali qua a Chianciano, ci saranno nuovi Damiani, nuovi Oliva, nuovi Rosi? Dobbiamo, che generazione ci aspettiamo di questi ragazzi nuovi? Beh, devo dire che, come dici, per un po' è un momento di transazione, sai, l'anno scorso non essere andati alle Olimpiadi, comunque con i ragazzi, comunque ci sono tanti ragazzi, va a generazione, ci sono momenti che ci sono tanti campioni, i momenti degli anni 80, Patrizio Oliva, io, fratelli Stecca, Parisi, poi dopo un po' di buio, poi dopo siamo ritornati con Camarelle, Russo, Valentino, insomma. È un'altalena. Io devo dire con grande piacere che sto riscoprendo, cioè sto vedendo questi ragazzi, di anche oggi di 13 anni, quindi school boys e youth, c'è una buona selezione, una buona qualità. Questo è importante perché, sai, fare i numeri delle volte non conta tanto, come nel calcio ci sono tanti numeri eppure non riusciamo ad andare ai mondiali da 2 anni, da due edizioni, quindi capito? Invece sto notando che ci sono bei ragazzi, giovani, determinati, con la voglia di fare, quindi questo è un buon presagio. Ecco, a Tokyo abbiamo portato a casa anche una medaglia. Io vedevo in queste settimane a Chianciano, in cui c'è stato lo Io Sparring, la Coppa Italia e questa manifestazione questo weekend, numero di presenze importante e di tesserati, quindi mi viene da pensare che la box in Italia sta abbastanza bene, considerando quello che abbiamo passato in questi 2 anni, che è stato purtroppo per il pugilato come per tanti altri sport il buio assoluto. No, ma come dici tu, hai visto tutte queste manifestazioni, comunque si avvicinano anche tante ragazze, anche le donne, poi la medaglia che abbiamo preso a Tokyo è il bronzo di Irma Testa, quindi una ragazza, e il movimento delle ragazze sta crescendo molto, sono molto brave, anche adesso gli ultimi europei Under 22, 3 ragazze erano in finale, hanno preso 2 ore, adesso non mi ricordo bene il colore di tutte le medaglie, comunque c'è una grande crescita. Questo è sinonimo di come si dice, di rivitalizzare questo sport, capito? Dare dei campioni. Certo, la domanda è che se usciranno dei Damiani, dei Stecche, dei Camarelli, dei Russo, questo non lo so. Però, sai, Ci stiamo lavorando, ecco, questo è quanto. Senti, campione, un'ultima cosa, una curiosità, siamo a Chianciano Terme, appunto abbiamo le terme sensoriali, gli stabilimenti Teia con le piscine etrusche, tra un incontro e un altro, tra un jab, un montante e un destro, riesci anche a rilassarti un pochino? È tutto il lavoro? Io, guarda, mi sono rilassato qui, sono andato a mangiare fuori, ho mangiato della chianina veramente buona, ho bevuto bene. E purtroppo mi è sfuggito questo fatto delle terme. Oggi, stamattina proprio, due amici miei sono andati a fare questo percorso di 22 esercizi, cioè 22 stazioni sensoriali. Sì, sì. Bellissimo, ha detto, sono curioso di farlo, ma non mancherà perché tra poco faremo anche gli Under 22 a Chianciano, quindi okay. Molto probabilmente sarò qua e proverò anche questa. Devo dire, posto magnifico. Si sta bene, l'occhio ha la sua parte, si mangia molto bene, ma soprattutto si beve ancora, si beve meglio. quindi niente da dire, 10 lode a Chianciano Terme e dintorni. Grazie mille, campione, buon soggiorno.